Storie di vita da ascoltare per andare avanti e guardarsi dentro. Il premio letterario a fianco del coraggio giunge alla seconda edizione. L'anno scorso i tumori femminili, quest'anno la sclerosi multipla. Il punto di vista rimane sempre lo stesso. Il racconto sincero e struggente di uomini costretti, ma anche intenzionati, a stare accanto a chi contrae il male può soltanto combattere. A fianco del coraggio ha un obiettivo: cambiare il paradigma di un uomo che spesso sfugge di fronte alle patologie, di fronte al dolore della compagna, e invece in questo caso noi vogliamo raccogliere casi che siano portati ad esempio, casi di successo, casi di mariti, partner, figli che accompagnano la donna in questo percorso di patologia e speriamo di speranza. Qui noi sentiamo il racconto di chi in mezzo alle difficoltà anche operative ce la fa e dicendolo propone agli altri il da farsi e in qualche maniera denuncia e invita i decisori, i politici a imparare che cosa fare, perché mettere al centro la persona vuol dire partire dai suoi bisogni e poi stabilire la risposta, non precostituire le risposte, poi se il bisogno ci sta bene, altrimenti è la forza di causa maggiore che non si riesce a personalizzare. Nel giorno in cui viene presentato il secondo appuntamento consecutivo della rassegna, ecco la proiezione del cortometraggio diretto da Maria Sole Tognazzi, che rappresenta attraverso le immagini i ricordi messi nero su bianco da Fabio Glionna, vincitore dell'edizione numero 1. Fino al 31 gennaio sarà possibile caricare le proprie testimonianze sul sito www.affiancodelcoraggio.it, dopodiché spetterà alla giuria tecnica indipendente scegliere 3 finalisti entro il 30 aprile. Il racconto migliore sarà trasformato in uno spot di sensibilizzazione sociale che finirà nelle sale cinematografiche nell'ottobre del 2018. Avendo 29 anni e essendo stata diagnosticata a 25, è un po' di anni che ci convivo e sono stata sempre seguita da ragazze, ragazzi, il futuro, e spesso mi contattano proprio loro e mi chiedono dei consigli. Spesso i miei consigli non sono proprio scientifici, però sono consigli di vita e sono consigli che potrebbero servire a qualcuno che in quel momento non ha nulla e non sa come affrontare la sua gioventù, ecco. Circa 114.000 persone colpite ogni anno in Italia, un fenomeno che aggredisce soprattutto chi ha tra i 20 e i 40 anni, si chiama sclerosi multipla. La medicina fa il suo percorso, i pazienti sperano e tengono duro, chi li assiste ha una valvola di sfogo in più che si chiama scrittura. La definiscono una patologia capricciosa.